in compagnia di Gian Porcaro per parlare di questo successo, il terzo consecutivo. Si era messa male all'inizio, poi siete stati bravi a recuperare. Si era messa malino perché non siamo partiti col piglio giusto abituale. Forse abbiamo sottovalutato un po' gli avversari, secondo me. Poi nel secondo tempo però siamo partiti carichi subito per addestrare la partita e andare a vincere la gara. Ecco, mi è sembrato proprio un atteggiamento diverso proprio dal primo minuto del secondo tempo. Sì. Il secondo tempo siamo partiti subito al pressing alto, subito per finire la partita, per chiudere la partita immediatamente. In conclusione, gran gol proprio alla fine. Gran gol, non so come è uscito, però l'importante è che abbiamo fatto questo gran gol pure oggi. In compagnia del tecnico Stampatori per parlare di questo successo, 6-2, però l'inizio gara è stato parecchio difficile. Molto difficile, onestamente non ce l'aspettavamo, ma noi siamo fatti un po' così, è una nostra caratteristica che ormai ci portiamo dietro da qualche anno. Se non soffriamo un po' non ci dà soddisfazione la cosa. Però poi alla fine i ragazzi hanno riacquistato la calma giusta, soprattutto il secondo tempo, e hanno portato a casa il risultato, meritatamente secondo me. Importante dimezzare lo svantaggio nel primo tempo, però dal primo minuto del secondo tempo mi è sembrata una squadra completamente diversa. Abbiamo cambiato modo di giocare rispetto al primo tempo. Il primo tempo li abbiamo un po' più aspettati e non ha dato i risultati sperati questo. Poi il secondo tempo abbiamo iniziato subito in pressing, abbiamo portato subito sul pressing. E chiaramente una squadra che non è molto allenata a fronteggiare un pressing continuo potrebbe trovare qualche difficoltà. Loro fortunatamente hanno trovato questa difficoltà, per noi è andata bene, va bene così insomma. In conclusione, 3 vittorie su 3 sfide, come inizio non c'è male. No, assolutamente no, siamo molto molto soddisfatti di questo in effetti e speriamo di continuare su questa strada, insomma, ecco, speriamo di non fermarci ai 3 risultati e di proseguire.